Buon pomeriggio, ben ritrovati a una nuova edizione in diretta del nostro telegiornale. Tanti gli argomenti di oggi, ma partiamo dal sommario. Sei anni fa la tragedia in cui morirono 10 persone, oggi giornata di preghiera e ricordo a Civita. Il sindaco Tocci dice chiederemo il dissequestro delle gole del Raganello. Più di 300 accessi giornalieri al pronto soccorso di Cosenza, pazienti provenienti anche da fuori provincia, personale allo stremo, dopo il restyling dei locali necessario assumere medici, infermieri ed OSS. Nessuna offerta per l'acquisto dell'azienda di trasporto cittadina, bisognerà attendere un nuovo bando per la cessione del ramo d'azienda, al momento nessun disagio per lavoratori e utenti. Celico, città di cultura e intrattenimento per il Festival dell'Effimero, la banda battente ha aperto il ricco programma di incontri e concerti che animeranno la città per tutta la settimana. Circa 10 giorni dalla fine del mercato, Cosenza e Catanzaro accelerano le trattative per completare le rispettive rose. I rossoblù puntano a potenziare l'attacco, il Catanzaro si rafforza sugli esterni. Buon pomeriggio da Anna Franchino e ben ritrovati a questa nuova edizione in diretta del nostro telegiornale. In apertura lo avete visto dai titoli, parliamo di Civita perché questa mattina sono state ricordate le vittime del Raganello, 10 persone che persero la vita 6 anni fa, una ferita che ancora resta molto aperta nel paese del Pollino. La chiesa e l'amministrazione comunale erano presenti alla commemorazione, il sindaco Tocci ha ricordato che le gole sono ancora oggi chiuse e ha chiesto il dissequestro. Il dolore si coglie nel silenzio della piccola chiesa a Civita, dove stamattina, come ogni anno, da quel tragico 20 agosto di 6 anni fa, sono state ricordate le 10 vittime della piena del Raganello. Oggi è la giornata in cui si prega per loro e con loro, con le vittime che non ci sono più, con i parenti delle vittime, a cui va il nostro più caloroso abbraccio nel ricordo sempre delle persone che non ci sono più, un ricordo indelebile che noi questa pagina Civita non la dimenticherà mai. Vite spezzate da un'improvvisa e violenta pioggia, un'ondata di fango e detriti che travolse gli escursionisti presenti in quel momento nelle gole, immagini indelebili dei soccorsi, le vacanze trasformate in lutto, lo strazio dei parenti delle vittime, le polemiche sul meteo, l'inchiesta giudiziaria, il sequestro del sito, le gole che restano ancora oggi chiuse. Noi continueremo a batterci, stiamo premendo tutto l'incartamento da presentare alla Procura della Repubblica per poter chiedere un dissequestro che riguarda sempre ed esclusivamente un discorso di tutela ambientale. Tutto il resto dovrà essere sviluppato dagli organi preposti. Noi abbiamo lavorato fino a ieri, oggi ci siamo fermati, riprenderemo domani. E basta dare pochi indirizzi per poter riaprire in sicurezza quello che era un bene che ci hanno sottratto da 6 anni e che forse qualcuno comincia a gridare vendetta. Parliamo invece adesso di sanità, perché nei giorni scorsi il pronto soccorso dell'Annunziata di Cosenza ha fatto registrare un boom di accessi provenienti anche da fuori provincia. Dopo l'inaugurazione dei nuovi locali serve comunque intervenire sul personale, assumendo medici, infermieri ed OSS. Sono stati 2 giorni d'inferno nel pronto soccorso di Cosenza, tra le altre cose oltre 350 accessi da pazienti provenienti non solo da tutta la provincia ma anche dalle aree limitrofe, un inarrestabile via vai di ambulanze, a dura prova la resistenza di medici e infermieri costretti a sobbarcarsi i turni faticosissimi. La maggior parte delle richieste di intervento ha riguardato pazienti in codice giallo che con l'enorme afflusso hanno dovuto attendere ore ed ore per essere visitati. Diverse ambulanze partite da Scalea, Diamante, Soveria Mannelli, Trebisacce che hanno fatto capo al pronto soccorso di Cosenza, nonostante siano non pochi gli ospedali che gravitano sul territorio. Si è fatto ricorso nel centro di emergenza urgenza anche per eritemi solari, intossicazioni, dolori addominali. Il clou si è avuto domenica 18 agosto, dove per tutta la giornata fino a notte inoltrata si è registrato l'enorme afflusso. Ora è chiaro che il problema del personale in servizio
servizio nel pronto soccorso del Lab Cosentino insufficiente, se è vero come è vero che quotidianamente vi affluiscono oltre 150 richieste di intervento. Si può solo immaginare cosa avviene nei momenti più delicati, quando i numeri salgono, le richieste quadruplicano ma le unità lavorative scarseggiano. Ancora una volta dunque si evince la necessità di accelerare le procedure per rimpinguare il personale in servizio. Va bene la grande struttura, locali ampi, ma occorrono da subito medici, infermieri ed OSS. Adesso ci sposiamo all'Università della Calabria perché si arricchisce di una nuova figura di caratura internazionale, la professoressa Franca Melfi, pioniera della chirurgia robotica, che ha lasciato l'Ateneo di Pisa per insegnare nella facoltà di medicina dell'Università della Calabria. Rientrare nella mia terra è sicuramente un valore aggiunto per il mio profilo, per il mio percorso professionale. Ed è un grande onore, una sfida. Ritornare nella propria terra per restituire il proprio bagaglio di esperienza maturato nel campo della chirurgia robotica, dell'intelligenza artificiale, delle nuove tecnologie per la ricerca clinica e la formazione. È il messaggio di speranza e di impegno della professoressa Franca Melfi, pioniera della chirurgia robotica e presidentessa della Società Europea di Chirurgia Cardiotoracica, che ha deciso di lasciare la docenza all'Università di Pisa e di accettare l'incarico di insegnare nel corso di laurea di chirurgia e medicina dell'Unical e operare all'ospedale Annunziata di Cosenza. Il focus è sulla chirurgia digitale. Significa la convergenza di tutte le tecnologie che noi oggi abbiamo a disposizione, dalla robotica all'intelligenza artificiale, ai big data e così a tante altre tecnologie che sono parte integrante della digitalizzazione. E quindi io credo che questo possa essere, questa università, questa facoltà di medicina sicuramente dà delle opportunità maggiori agli studenti che vogliono intraprendere un percorso medico. Un percorso, dicevamo, in cui è inciso anche l'entusiasmo del magnifico rettore Nicola Leone. Riesce a trasmettere energia, entusiasmo. E per certi versi ho ritrovato nel rettore Leone un po' lo stesso entusiasmo che mi sta portando avanti, che mi sta conducendo in questa mia carriera professionale che è iniziata tantissimi anni fa. Parliamo del maltempo che sta imperversando in queste ore in Calabria, perché pioggia e vento forte stanno interessando l'intera regione, che anche oggi è in allerta gialla. Vi mostriamo proprio le immagini girate dal nostro telespettatore che mostrano il centro città di Cosenza completamente allagato dopo le precipitazioni di questa mattina. L'acqua in alcune zone in pendenza ha raggiunto anche i 20 centimetri, ma disagi si registrano in diverse aree, dal Tirreno allo Ionio. Il maltempo ha paralizzato ad esempio il centro residenziale di Nocera Terinese, enormi disagi per residenti e turisti bloccati per 3 ore, creando difficoltà a chi doveva raggiungere non solo il lavoro ma anche gli ospedali di Lamezia e di Cosenza, bloccati anche tutti i sottopassaggi da Falerna fino ad Amantea. Parliamo di cronaca perché restano gravi le condizioni del 18enne rimasto folgorato ieri sera a Soverato, indagano i carabinieri. L'area è transennata e sotto sequestro, la pioggia bagna l'asfalto e il nastro rosso e bianco a Soverato. È in questo spazio che un 18enne è rimasto folgorato ieri dopo aver toccato un palo della luce. Sono stati dei passanti, vedendo il giovane a terra, a dare l'allarme. Il ragazzo è arrivato in codice rosso al Policlinico Universitario Mater Domini di Catanzaro, dove si trova ricoverato. Le sue condizioni restano gravi. Sull'episodio hanno avviato indagini i carabinieri, che stanno effettuando verifiche per ricostruire quanto accaduto e capire cosa è realmente successo, stabilire dunque se ci sono delle responsabilità. Parliamo adesso della pagina del lavoro, perché nessuna offerta per rilevare l'Amaco, è andata deserta l'asta per l'acquisto o l'affitto del ramo d'azienda relativo proprio al trasporto pubblico locale. Servirà un nuovo bando per conoscere il futuro dell'azienda cosentina.
Era fissata alle 10 di questa mattina la verifica preliminare di ammissibilità delle offerte per l'acquisto o l'affitto del ramo d'azienda dell'Amaco. Le offerte potevano essere presentate entro le ore 13 di ieri, partendo da una base di 5.700.000 euro con una riduzione possibile fino al 25%. Al momento di controllare il portale del gestore della vendita telematica non è stato possibile procedere alla vendita, semplicemente perché non era presente alcuna offerta né di acquisto né di affitto. Un'ipotesi questa prevedibile nonostante ci sia un certo interesse per l'Amaco. Evidentemente il valore stimato è stato ritenuto elevato e si attenderà che l'offerta venga rimodulata. Tutto rinviato dunque, servirà un nuovo bando per capire quale sarà il futuro dell'azienda di trasporto cosentina e in particolare del ramo relativo al trasporto pubblico locale. Chi vorrà rilevare l'Amaco dovrà garantire il posto di lavoro ad un minimo di 111 dipendenti, con la possibilità di incrementare il numero acquisendo ulteriore punteggio. Intanto l'Amaco va avanti, assicurando il servizio e vivendo nel sostanziale equilibrio raggiunto nell'ultimo periodo, in attesa di trovare l'assetto definitivo. Adesso ci spostiamo a Scalea, sul Tirreno cosentino, per la manifestazione SOS Venezuela, uno spunto di riflessione per capire quello che accade nel paese sudamericano dopo gli ultimi risultati elettorali, un evento che è stato promosso in 350 città del mondo. Si chiama SOS Venezuela dell'iniziativa organizzata a Scalea nel cortile di Palazzo dei Principi Spinelli per dar voce a chi non ha voce e comprendere cosa accade in un paese tanto vicino a noi. Un incontro a cui hanno dato il loro contributo diversi relatori, tra cui l'avvocato internazionalista ed ex funzionario diplomatico Alex Holmquist Grisolia. È stato un movimento mondiale. Le istruzioni sono arrivate da Caracas, sono arrivate dal comando del Movimento Democratico per fare a livello mondiale un incontro, una manifestazione, delle marce. Sono gestiti in un modo diverso a livello mondiale. E sono stati in più di 350 città del mondo, dove c'è diaspora venezuelana creata da la dittatura, cioè ormai siamo più di 8 milioni di venezuelani nel mondo. Il sindaco di Scalea ha in un modo molto molto gentile ci ha offerto questo palazzo dei Principi Spinelli, il cortile, per effettuare questa manifestazione, a dove lui è stato presente, è stato moderato da un consigliere comunale di Scalea. E C'era interesse per sapere, c'è interesse sempre per sapere che cosa succede davvero, perché come sappiamo la stampa di tanto in tanto si dimentica di parlare di altri problemi e di questo non si sta parlando molto. Parliamo invece adesso di musica con un concerto elegante, intimo, quello di Fabio Concato a Soverato, che ha inaugurato l'anteprima estiva proprio della 21esima edizione del Festival d'Autunno. Canzoni, le sue, che sono parte integrante ed emozionante della musica italiana. È quella voce che rassicura, che scende nei meandri dell'anima per cercare la melodia. È la voce raffinata di Fabio Concato, che con il suo live all'Arena del Teatro Comunale di Soverato ha inaugurato la 21esima edizione del Festival d'Autunno. In scena il suo musico ambulante tour. Quella di Soverato è stata l'unica tappa calabrese per un concerto che ha coinvolto il pubblico, tra canzoni che scandiscono i grandi successi del cantautore e che si inseriscono di fatto nel patrimonio della musica italiana, e quel mix divertente ma anche intimo di aneddoti e racconti con gli spettatori. In mezzo a loro l'artista ha cantato alcuni brani in quell'abbraccio musicale che non conosce confini e stringe un patto con le persone e con i luoghi. La musica ti porta dove altrimenti non avresti potuto, non avresti neanche pensato di andare. Noi facciamo ogni tanto dei paesi che, insomma, non sappiamo neanche che esistessero.
come è giusto che sia, cioè la musica va portata dappertutto. Il debutto del Festival d'autunno con Fabio Concato risponde alla volontà di far vivere la bellezza di questi eventi anche al pubblico estivo. Abbiamo voluto, come gli anni precedenti, un'anteprima estiva che appunto desse la possibilità anche ai turisti di assistere a grandi eventi. Parliamo invece adesso della banda battente che ha aperto a Celico il Festival dell'Effimero nella città della Presila, una settimana di convegni ma anche di concerti. Il borgo di Celico si trasforma in centro di cultura e di intrattenimento. Merito del Festival dell'Effimero, manifestazione organizzata dall'Associazione Culturale Sila Antica e dall'amministrazione comunale. Ieri la giornata d'apertura con le bande battenti ed in serata il concerto dei Villazouk. Parte ufficialmente l'edizione 2024 del Festival dell'Effimero. È la 14ª edizione e si apre con il concerto dei Villazouk. Continuerà in questi giorni con altri concerti che si terranno nella villa comunale. Ci saranno anche dei momenti culturali e ci sarà il 21 una conferenza molto importante sulla legalità. Non mancheranno quindi manifestazioni dedicate alla legalità e al turismo fino ad arrivare ai due grandi e attesi appuntamenti previsti per giovedì 22 e venerdì 23 che stanno richiamando a Celico appassionati da tutta Italia. Il 22 avremo a Celico il concerto di Michele Bravi e il 23 il concerto di Ermal Meta. Due cantanti di caratura nazionale e internazionale che si esibiranno a Celico e avremo per Michele Bravi l'esclusiva nazionale, perché Michele Bravi farà l'unica serata dell'estate qui a Celico e poi partirà un tour nei teatri da settembre. Per quanto riguarda Ermal Meta si esibirà a Celico e sarà l'unica data gratuita qui in Calabria, unica data in Calabria, quindi avremo l'esclusiva anche per Ermal Meta e sarà un concerto molto partecipato, stanno arrivando richieste da tutte le parti d'Italia e Celico in questi giorni crescerà tantissimo e ospiterà tantissime persone. Restiamo nella Presila Cosentina, ci spostiamo a Casali del Manco, esattamente nella località Casole Bruzio, per l'iniziativa Arena Casali, il cinema in paese, promosso proprio dall'associazione Cine Famelici, 3 giorni all'insegna di film, dibattiti, musica e iniziative anche per i più piccoli. Quinta edizione per quanto riguarda Arena Casali. Luca Scarcello, l'associazione Cine Famelici di Casali del Manco, 3 giornate per parlare di cinema ma anche di attualità e perché no di iniziative che valorizzino il territorio. Abbiamo 3 giornate di cinema variegato e temi molto importanti che danno l'organizzazione a tutto il festival, quindi espositori, artisti, spettacoli dal vivo e dibattiti dal pomeriggio. Dalle 17 vi aspettiamo in Piazza Santa Marina a Casole Bruzio. Il cinema resta sempre comunque la vostra grande passione, il cinema in paese. Quest'anno quali saranno le storie su cui puntate? Storie molto importanti per adulti e per bambini. Cominciamo il giovedì con La violenza sulle donne, grazie ad un thriller che ci permetterà di affrontare questa questione attraverso la storia, quindi dagli anni 60 e la cultura della musica e della moda fino ai giorni nostri. Il venerdì invece è molto importante la fantascienza distopica con l'intelligenza artificiale di Aldo Pisano, L'arte del riuso di Massimo Sirelli e soprattutto il discorso sull'ambiente. Noi ci teniamo molto alla sostenibilità e il nostro evento è stato certificato plastic free. Parte del nostro progetto è proprio quello di salvaguardare il centro storico di Casole Bruzio, che poi è anche sede della nostra associazione tutto l'anno, e quindi Piazza Santa Marina si trasforma in un teatro principalmente per valorizzare la socializzazione e recuperare quei luoghi che sono il nostro patrimonio storico. E a proposito di iniziative, la cerimonia dell'amicizia ha dato il via a Castrovillari alla 38ª edizione dell'Estate del Folklore. Il messaggio che parte quest'anno è quello della pace.
Un unico abbraccio come un mosaico che si incastona in un sud porta principale del Mediterraneo. Così potrebbe essere sintetizzata la cerimonia dell'amicizia che ha dato il via alla 38ª estate internazionale del folklore del Parco del Pollino, in programma a Castrovillari fino al 23 agosto. È stato un momento bellissimo perché è un momento di coinvolgimento già dal primo giorno tra i partecipanti, gli spettatori e tutti quelli che saranno i protagonisti di questa 38ª estate internazionale del folklore del Parco del Pollino. Nel Palazzo di Città un mondo di colori, usi, costumi, danze, tradizioni, etnie e culture, con i gruppi provenienti da Bolivia, Bulgaria, Filippine, Polonia, Kazakistan, Kenya, Romania, Taiwan e naturalmente Italia, con il gruppo folclorico ospitante la Kermesse, città di Castrovillari. E ha lanciato un messaggio che è stato più volte sottolineato, che è quello di pace, perché i popoli devono vivere in pace. Il messaggio è quello: portare la pace danzando, ricordandoci che il folklore non è la sorella povera del concetto di cultura, anzi la cultura nasce, parte proprio dal folklore. Presenti tra gli altri Anna De Gaio, presidente commissione regionale pari opportunità, il consigliere Nino La Falce e gli assessori Tricarico, Bello e Pace e tutte le associazioni che da anni sono vicine al festival. La prima giornata del festival si è chiusa con la mega discoteca a cielo aperto nella centralissima via Roma con il Father Jay Festival Party dedicato a Mirko Ruberto. La pagina dello sport con il bronzo alle Olimpiadi, un punto di partenza per Simone Alessio, atleta numero uno al mondo nel Taekwondo, celebrato nella sua Catanzaro, che sogna già la prossima sfida. Si è definito sportivamente arrogante Simone Alessio, una convinzione ai propri mezzi che lo ha portato a diventare il numero uno del mondo nel Taekwondo. A Parigi l'atleta calabrese ha conquistato il bronzo, un traguardo raggiunto dopo la delusione subita ai giochi olimpici di Tokyo, che è stato lo stimolo per continuare a lottare. Festeggiato al rientro in Calabria, ha già nel mirino il prossimo obiettivo. Questa è l'unica volta sarà in cui non la chiamerò delusione, perché ci sta la sconfitta, combattiamo uno contro uno, se l'altro è stato più bravo devo dire solo che è stato più bravo, però poi finire un'Olimpiade vincendo, il combattimento in sé, arrivando a una medaglia, non sarà mai delusione, una medaglia olimpica è un qualcosa di troppo bello. Non siamo mai soddisfatti. Il bronzo è una medaglia, ma appunto è sempre un bronzo, quindi sicuramente punteremo a Los Angeles a chiudere il cerchio con un qualcosa di più. Il sogno diventa realtà è lo slogan della conferenza stampa organizzata a Catanzaro nella sala convegni del Comando dei Vigili del Fuoco in via Vinicio Cortesi, per celebrare con orgoglio la prima medaglia olimpica calabrese per le Fiamme Rosse. Simone Alessio si è sostanzialmente distinto nelle Olimpiadi in quanto atleta delle Fiamme Rosse, cioè la compagine sportiva del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, ma c'è da ricordare che lui è cresciuto presso questo Comando dei Vigili del Fuoco di Catanzaro, perché faceva parte del gruppo sportivo Gesualdo e quindi sin da bambino si è formato questo gruppo sportivo, ha avuto la possibilità di veder coltivato il suo talento e quindi vedersi poi affermato a livello nazionale e internazionale nelle diverse categorie in cui ha finora gareggiato. La storia di Alessio è l'esempio che il talento, se accompagnato dall'impegno e dalla professionalità dei tecnici, può portare a grandi risultati. È cresciuto prima a Stellia Marina, prima nelle palestre della cittadina e poi successivamente con le Fiamme Rosse. Accompagnato soprattutto da grandissimi tecnici, certamente riuscirà a coronare la sua carriera con una medaglia d'oro nelle Olimpiadi, perché tanto, tanto, tanto veramente ci spetta di diritto. Parliamo invece adesso di calcio, perché a quasi circa 10 giorni dalla fine del calciomercato Cosenza e Catanzaro accelerano proprio le trattative per completare le rispettive rose. I rossoblù puntano a potenziare l'attacco mentre il Catanzaro si rafforza sugli esterni. Se si vuole trovare un difetto alla prestazione del Cosenza all'esordio in campionato contro la Cremonese, questo è certamente il non essere riuscito a capitalizzare le tante occasioni create.
Nel calcio si sa, segnare un gol in più in occasioni come queste mette al riparo da eventuali sorprese nel finale. Manca quindi la finalizzazione ed è per questo che il Cosenza si sta muovendo sul mercato per rafforzare l'attacco. Dovrebbe essere ufficializzato a breve Mohamed Sanko, un attaccante dotato di grande velocità che si è messo in mostra nello scorso campionato olandese con la maglia dell'Heracles, club con il quale ha realizzato 6 gol in 28 presenze complessive, molte delle quali da subentrato per un totale di poco più di 1000 minuti giocati. Sanko non dovrebbe essere il solo colpo in attacco perché la caccia a favilli continua. Il centravanti nelle ultime due stagioni ha giocato con la Ternana, ma è di proprietà del Genova. I contatti per assicurarsi le prestazioni del 27enne pisano sarebbero ben avviati. Anche dalla parte di Catanzaro si lavora per rafforzare la squadra ed anche in questo caso si cerca un attaccante. Ciò che è certo è che Caserta avrà ora a disposizione un esterno offensivo, ovvero Demba Sek, che arriva dal Torino in prestito. Sempre sugli esterni, ma in difesa, gioca Tommaso Cassandro, che ieri sera era in panchina allo Stadium nella sfida fra la Juventus e il suo Como. Dovrebbe arrivare anche lui a breve alla corte di Caserta. Lavori in corso inoltre anche sulla mediana, con le trattative che proseguono con la Salernitana per arrivare a Mamadou Koulibaly. E mentre le dirigenze lavorano su questo versante, i giocatori tornano in campo per preparare la seconda sfida in campionato. Il Cosenza andrà a Mantova, mentre i giallorossi attendono al Ceravo la Juve Stabia. Bene, questo era l'ultimo servizio, io mi fermo qui, grazie per averci seguito, l'informazione torna puntualissima nelle prossime edizioni, arrivederci. Previsioni per oggi. Nel pomeriggio, sulle coste, cieli coperti con piogge battenti. In montagna, cieli coperti con piogge e temporali. In serata, sulle coste, nubi e schiarite con possibili piovaschi. In montagna, parzialmente nuvoloso con schiarite prevalenti. Previsioni per domani. Al mattino, sulle coste, cieli coperti con scrosci di pioggia intermittenti. In montagna, bel tempo con cieli quasi sereni. Nel pomeriggio, sulle coste, nubi e schiarite con possibili piovaschi. In montagna, parzialmente nuvoloso con schiarite prevalenti. Le principali borse europee passano in territorio negativo a metà seduta, mentre i futures di Wall Street viaggiano poco mossi intorno alla parità. Il FTSE MIB di Milano e il DAX di Francoforte flettono dello 0,1% e l'IBEX 35 di Madrid dello 0,2%, più indietro il FTSE 100 di Londra, meno 0,7%, mentre resiste alle vendite il CAC 40 di Parigi, più 0,1%. In Europa, i crescenti rischi per le prospettive di crescita hanno rafforzato la necessità di un aggiustamento della politica quando la Banca Centrale Europea si riunirà il mese prossimo, ha affermato il membro del consiglio direttivo, Olli Rehn. I mercati stanno scontando almeno altre due riduzioni dei tassi quest'anno. Dall'agenda macro odierna a luglio il dato finale dei prezzi al consumo nell'Eurozona ha registrato una variazione nulla su base mensile e un aumento del 2,6% su base annua, entrambi in linea al consensus. L'indice core ha mostrato un incremento su base tendenziale del 2,9%, confermando il dato preliminare e le attese. Sempre a luglio, in Germania, i PPI hanno registrato una crescita dello 0,2% su base mensile e un calo dello 0,8% su base annua. In tema di politica monetaria, l'Istituto Centrale Svedese ha deciso di ridurre il tasso di interesse di riferimento di 25 punti base, portandolo al 3,5%. Sul Forex, l'euro-dollaro scende a 1,108 e il cambio tra biglietto verde e yen a 146,4. In calo il petrolio con il Brent meno 0,2% a $77,5 a barile e il WTI meno 0,2% a $73,5. Sull'obbligazionario, lo spread BTP Bund sale leggermente a 140 punti, con il rendimento del decennale italiano al 3,62%. Tornando a Piazza Affari, denaro su Recordati più 1,2%, Cucinelli più 0,9%, A2A e Prismian più 0,8%. Vendite in particolare invece su Saipem meno 1,9%, Unicredit meno 1,4%, Tenaris meno 1,2% e TIM meno 1,1%. Grazie e al prossimo aggiornamento.